L'edificio, realizzato su committenza della Confraternita del Santissimo Nome di Gesù, fu innalzato fra il 1675 ed il 1683 ed ampliato nel 1694 dal luganese Bernardino Quadro, che non poté portare a termine la costruzione. Rimasta incompiuta fino al 1740, la chiesa fu continuata in questo anno dall'architetto Bernardo Vittone, che vi realizzò una complessa cupola traforata ad illustrazione simbolica del monogramma bernardiniano, il sole raggiante dal monogramma di Cristo. A questa realizzazione collaborò anche lo scultore chierese di adozione Giuseppe Antonio Riva di Carignano. Il completamento dell'edificio, con la costruzione della facciata, fu affidato all'allievo chierese di Vittone, Mario Ludovico Quarini. Tra le opere d'arte conservate nella chiesa figurano tre tele di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo.